Benvenuti ad una nuova puntata di Bocce Forum, diamo il benvenuto ai nostri ospiti di oggi, Maurizio Castiglioni, dirigente del settore femminile per quanto riguarda la provincia di Varese, benvenuto, buonasera. e Guido Bianchi, presidente del Comitato di Varese, benvenuto. Buonasera, buonasera grazie. Torniamo a parlare, come abbiamo già anticipato la scorsa volta, della vittoria in rosa che ha portato appunto il dirigente, della squadra femminile a San Vito Lo Capo. Che il regista a inquadri. Faccio una zoomata su questa Assolutamente, medaglia. Assolutamente, sulla medaglia l'abbiamo già vista nella scorsa puntata. Quindi, appunto, lo dicevamo con. <ride> da febbraio che dicevamo San Vito Lo Capo stiamo arrivando, stiamo certo, arrivando. Certo. Quindi, ci credavamo fino, fino, fino a febbraio, fino dall'inizio, siamo andati e. Infatti, è andato infatti. veramente bene la cosa infatti Stefano Corti e Enzo Boschini ci hanno raccontato è stato comunque una, un viaggio impegnativo partito a febbraio tante sconfitte, momenti difficili la perdita per strada anche insomma, di una giocatrice importante però la concentrazione è rimasta alta e questa vittoria, queste medaglie lo testimoniano, vero? Sì, lo, dico, lo chiedo a entrambi sì. direi come facciamo a negare <ride> questa cosa sì effettivamente le ragazze sono state veramente fantastiche già eh, quando ci siamo, si sono scontrate con le altre squadre lombardi, quindi in questo caso avevano già in quel caso dimostrato di essere un gruppo coeso, come abbiamo sempre detto, eh, una squadra giovane, una squadra molto giovane, io non è la mia prima esperienza, non conoscevo eh, le, le altre squadre, quindi quelle degli altri comitati, quando sono arrivato devo dire che la nostra squadra è fatta veramente di ragazzi molto giovani, eh, fresche. Con la voglia di fare, e alla fine, anche questo, oltre alle loro capacità, ovviamente, hanno, hanno fatto sì che poi si arrivasse a questo traguardo veramente il top, direi, eh no? certo, vincere. <ride> siamo, siamo, siamo al top. Guido, appunto, è stata rappresentata l'intera Lombardia da Varese, quindi un grande orgoglio per, per l'intero comitato, assolutamente sì. Noi non possiamo certo dimenticare che la Lombardia è la regione che vanta la più grande tradizione a livello boccistico in Italia, sia a livello signori che anche a livello femminile. Quindi ritrovarci a rappresentare la Lombardia era già di partenza un motivo di grande orgoglio per noi e per tutto il nostro movimento col piacere e l'onore di rappresentare. Quindi questo era già un passaggio di partenza fondamentale. Certo. Appunto, la gara finale è stata molto sofferta, ci dicevano sì. la volta scorsa: la gara con Bologna, che appunto è una squadra ci molto forte. Ci ha portato forte. i pallini, e quindi anzi ad oltranza, no? Quindi diciamo che. Anche, anche i pallini erano stati tirati, pareggio anche in quel caso e quindi la nostra eh, Eugenia ha preso il primo pallino e Bologna sba ha sbagliato. Eh, meritavamo di vincere, l'aveva detto mi sembra nell'altra nell puntata anche la Sefora, perché, ehm, perché per ben due o tre volte abbiamo veramente, siamo arrivati veramente a, a chiudere l'incontro, ma si sono salvate sempre. Eh. Eh, con, eh, con la fortuna lo possiamo dire quindi mi sembra giusto che e eh, eh, anche onesto a questo punto che eh, abbiamo vinto abbiamo vinto perché meritavamo in quel caso di vincere siamo partiti un po' male poi ci siamo ripresi perché siamo partiti sotto di 3 a 1 poi ci siamo ripresi e le ragazze sono state fantastiche non hanno smesso e hanno eh, anzi hanno continuato a crederci sempre di più i nostri supporti sono stati fantastici e si, si vedeva che la cosa montava, montava, quindi, alla fine siamo arrivati veramente a, a guadagnarci certo. a guadagnarsi questo, questo campionato. Questa è stata un'esperienza fantastica tra l'altro appunto è stata mantenuta alta la concentrazione l'abbiamo già detto più volte eh, avete perso per strada anche un'importante giocatrice ci sono stati momenti difficili dato che come dicevi tu Maurizio in alcuni momenti eh, sembrava essere dietro l'angolo la vittoria e poi insomma eh, succedeva sempre qualcosa che portava un po' più in là il, eh, il traguardo finale sì. quindi insomma per le giocatrici sicuramente non, non è stato semplice mantenere no, no. questa concentrazione questa attenzione ma Sefra sì, per eh, due campo. volte ha preso la boccia della partita, la presa, c'è stato anche un'entrata eh, un in campo perché veramente sembrava che la partita fosse finita, eh, invece poi il pallino incredibilmente all'ultimo momento è andato più vicino alla loro boccia quindi eh, ha tirato la seconda boccia, ha preso ancora, ma hanno contato ancora loro. Quindi è veramente stata una sofferenza incredibile. E eh certo, immagino. Guido, tra l'altro, dicevamo anche la volta scorsa: tanti tifosi sono arrivati da Varese, quindi, insomma, il comitato ha proprio caldamente coccolato e tifato per, ma guarda, guarda, per le giocatrici varesine. Assolutamente sì. Io sono convinto che in un momento particolarmente difficile, perché l'ho già detto altre volte davanti a queste telecamere, non è certo un momento facile per la nostra disciplina, ci sono problemi, c'è un ricambio generazionale che viene a mancare. Io sono convinto che in questi momenti il valore aggiunto del nostro settore femminile debba rappresentare uno stimolo per tutti, debba rappresentare uno stimolo a credere ancora nel nostro sport, debba rappresentare una voglia, un valore aggiunto per andare avanti, per noi, per i nostri dirigenti, perché, vedi, eh, questa impresa non deve restare fino a se stessa. Questa impresa deve essere divulgata, questa impresa deve darci la possibilità di parlare al femminile e di parlare di bocce anche in tanti ambiti. San Vitolo lo capo è passato, ci resterà un bellissimo ricordo, ma noi dobbiamo guardare al futuro. Io sto pensando a manifestazioni femminili che possano coinvolgere anche i vicini comitati perché comunque dobbiamo estrapolare da Varese, estrapolare il nostro movimento, estrapolare la nostra organizzazione, perché sicuramente le bocce hanno bisogno, in un momento come questo, di, di essere divulgate e loro, chi più, più che loro, con le loro vittorie sono le più grandi ambasciatrici di questo messaggio. Certo, assolutamente, anche perché tante volte, lo abbiamo detto in studio, è importante comunicare, coinvolgere i giovani, togliere dalla loro testa l'idea che le bocce siano uno sport, un gioco per anziani. Insomma, non, sì, non è così, e tra l'altro queste ragazze lo dimostrano. Cioè, cioè, assolutamente, noi domenica scorsa abbiamo applaudito. Io non ero a Roma, ma abbiamo applaudito, soffrendo da casa, il secondo posto di Natalia Combi della Bottinelli Vergetese ai campionati italiani di categoria C. Un'altra grandissima soddisfazione è Natalia ha 23 anni, quindi questo dimostra le bocce è uno sport per giovani, è uno sport a cui tutti possono giocare ed è uno sport che può regalare grandi soddisfazioni, sportive ma anche umani e sociali, perché il frutto di questa nostra trasferta a San Vito non è solo la vittoria sportiva, ci siamo scoperti più che mai un gruppo di amici, ci siamo scoperti un gruppo che insieme può fare tante cose per lo sport in cui crediamo. Certo. L'altra volta ho chiesto a Denzo nel, nella scorsa puntata se fosse difficile allenare un gruppo di giovani ragazzi. A questo detto, punto, Enzo? appunto... <ride> Ma insomma con molta diplomazia mi ha detto che ha cercato di entrare nella testa dunque delle giocatrici. Eh sì. Lo chiedo anche a te dato che da dirigente segui proprio da vicino questo Sì, gruppo di Io ho cominciato molto dopo, no? però ehm, cerco di mettermi... Noi ragioniamo al maschile. No? Anche in base alle nostre caratteristiche, al nostro certo. gusto, e eh, invece pensare al femminile non deve essere sicuramente semplice. Mentre certi gesti atletici, magari, no? certe cose, magari eh, a, un, a un uomo no? magari vengono più, più facili, più, più naturali, probabilmente a una donna no. Enzo, secondo me, è stato molto bravo a entrare come dice lui, nella testa delle ragazze e capire le loro caratteristiche. E togliere il meglio da, da ognuno di loro, no? anche e soprattutto a livello psicologico, perché molto si gioca a livello psicologico. Dopo c'è la tecnica, c'è la bravura, ma eh, come si diceva, se perdi la concentrazione, se, eh, se incominci magari a lasciarti andare e eh, a non crederci più, mh, cose che magari anche in allenamento fai facilmente. Dopo il classico è arrivare al pallino alla boccia eh, importantissima e metterla un metro e mezzo, perché in quel caso lì viene viene proprio a mancare la concentrazione, senti la tensione, no? è tutto un gioco di nervi, è, è un gioco veramente eh, bello ma incredibile da questo punto di vista qua, Quando, pochi fattori però fanno una grandissima differenza. Certo, per questo diventa importante diffonderlo e farlo conoscere proprio perché può arricchire non eh sì, soltanto sì. a livello fisico ma anche a livello mentale, proprio far crescere la persona. Certo, certo, certo. Io devo sottolineare anche, infatti dopo Guido ci ha, ci ha raggiunto il venerdì sera, l'organizzazione del comitato che ci ha ospitato, quindi i Trapani, ci hanno ospitato in questa La Tonnara, è un posto bellissimo, hanno fatto una serata di gara molto bella, io era la prima volta che, che andavo e facevo questa esperienza, mi sono incontrato e confrontato anche con altri dirigenti, eh, c'era De Santis e parlando a tavola, perché comunque eh, abbiamo fatto molto tardi, parlando a tavola mi sono reso conto che i problemi che abbiamo noi a Varese sono veramente generalizzati, ce li hanno veramente tutti. Certo. No, quindi è un movimento nazionale che sta avendo dei grossi problemi. Quindi non è solo legato alla Lombardia. Boh, speriamo, speriamo. Eh, ho visto un De Santis molto fiducioso: diceva, Faremo, questo è solo l'inizio. Una... Eh, va bene, va bene. ok. Eh, secondo me dovrebbero stare un pochettino più sul, no, sulle, sulle società sportive. Okay. Non so fino a che punto hanno capito la gravità del momento perché lì si parlava di faremo, eh, capito, di tutto di più, bene, siamo bravi, andiamo avanti. La realtà non, non è proprio così, non è proprio così, noi certo. che la viviamo giorno per giorno, soprattutto Guido no? che la vive giorno per giorno. Eh... Eh, le difficoltà sono tante anche perché poi i comuni hanno sempre meno soldi, quindi possono appoggiare meno per primi, magari le strutture eh sì, all'interno delle quali poi ci si può fare i bocciodromi fanno fatica a tirare avanti. Io certo. sono vicepresidente di Crenna Crenna sta avendo problemi certo. come tutti i bocciodromi, non è semplice. Gli sponsor che c'erano una volta, i soldi che c'erano una volta non ci sono e tra più. tra l'altro, questo problema si moltiplica per tantissime altre discipline, insomma, il mondo delle bocce, ma non certo. solo. Sì, tanto, sì, quindi penso comunque... che gli esatto. sport minori poi alla fine hanno sempre sofferto, però mi sembra che siamo un po' impicchiati, in questi ultimi due anni c'è stato un cambiamento incredibile. Forse sì, è... però io mi sforzerei veramente di guardare al futuro, di rinnovare l'entusiasmo, nel senso che sono convinto che ci sono difficoltà, però proprio in questi momenti dobbiamo reagire, probabilmente l'occasione di darci una nuova riorganizzazione e partire ancora meglio, sicuramente... Ne sono consapevoli, ci sono dei malumori, ci sono dei dissapori perché le cose nuove creano di conseguenza malumori creano discussione. Ma che è giusto che la discussione alla fine ci sia. Io mi auguro che però da questa fase si, si rinasca tutti più forti e magari più riorganizzati guardando al futuro. Certo. Nell'occasione mi piace perché abbiamo parlato del, del comitato organizzatore. Mi piacerebbe spendere proprio mezza parola per chi mi ha supportato insieme a Maurizio in tutta la fase di organizzazione, perché credimi una trasferta come quella siciliana è stata veramente una trasferta impegnativa dal, dal punto nostro e dai miei collaboratori che hanno cercato di, di mettere a punto ogni dettaglio, poi sbagliando perché di conseguenza lavorando si sbaglia, ma cercando di far uh, fare le ragazze quello per cui erano arrivate a farlo nelle migliori condizioni possibili. Certo. Io penso che ci siamo riusciti e penso sicuramente che la nostra macchina organizzativa sia ben rodata in vista di impegni e di organizzazioni future perché questo vi auguro sia proprio solo l'inizio. Bene, quindi chiudiamo con questo messaggio. No, voglio di dire positività. una cosa importante, eh, ci è arrivata una mail, non, non mi ricordo una segnalazione, dove tutti ci facevano i complimenti per come. Ci stiamo comportando eh, a livello di stampa e facevano i complimenti, ma non perché sono qua, eroido, no? di questa trasmissione, perché altri comitati non hanno quelle capacità. Una cassa di risonanza. Sì, diciamo. hanno i giornali, perché comunque noi siamo presenti tutti di lunedì, sulla, sulla, grazie a Roberto Bramani Araldi, eh, sulla prealpina, e siamo su tutti i giornali. Abbiamo questo forum che mi sembra veramente la ciliegina sulla torta, e tutti gli altri comitati che sanno di queste cose ci hanno fatto i complimenti. Che hanno un po' invito? e d'altronde rete 55 c'è una Pagina Facebook, Facebook. Abbiamo, tutto, <ride> abbiamo tutto veramente... Certo, certo. Senti, l'ultimissima cosa proprio, eh, vorrei chiudere con un appello che un pochettino un invito rivolto a tutti. Partirà da lunedì prossimo nel bocciodromo di Monvalle, ma è destinato a espandersi nei bocciodromi di Varese, della zona di Busto, un corso di avviamento alle bocce riservato alle persone dai 20 ai 50 anni. Io penso che sia un'ottima occasione per ritrovare persone che vogliono condividere con noi la passione per questo sport. Nella prima, nella prima serata, tra l'altro, avremo, e ci ha dato la sua disponibilità continua, anche la presenza di un campione come Massimiliano Chiappella, ah. che insieme anche a Walter Barilani, in altre occasioni, sono soprattutto Bustese, certo. si sono messi a a disposizione della nostra organizzazione. Questo è un ulteriore messaggio che diamo a tutti. Dobbiamo crederci, facciamo pubblicità di questo, di questo manifestino e di questa occasione per ritrovare uno sport che forse pochi conoscono. Bene, io vi ringrazio molto a momento, per, 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 questa... per cominciare a giocare. Hai visto, non è mai troppo tardi, <ride> magari mi avrete tra i piedi, insomma, tra le bocce. <ride> vi ringrazio per questa chiacchierata. Il te. tempo stringe, torneremo sicuramente a parlare più con calma di questo corso di avvicinamento, insomma, dato che, che poi si protrarrà per, per un po' di tempo. Grazie mille grazie ancora voi, grazie tanti complimenti per, per questo e traguardo. Grazie, grazie. ancora, grazie di e forza, Varese. Certo, ah, forza. Forza, forza assolutamente. Varese. Grazie mille, grazie a voi da casa ovviamente alla prossima puntata di Bocce Forum. Arrivederci.